fronte a un servizio civile uno è confrontato con una serie di cose reali che lo portano a crescere. In realtà, secondo me, il servizio militare invece è più un aiutarti a restare bambino, perché sei confrontato comunque con i tuoi coetanei in una situazione assolutamente irreale, che non ha riscontro nella vita reale, e quindi non credo che sia un aiuto nella vita reale. Se poi questo crescere significa mangiare non quello che prepara tua madre e dormire in un letto che non è il tuo, allora sì, fa crescere, ma allora basterebbe andare in campeggio con gli scout, insomma, quindi che sarebbe magari più educativo. Quindi non credo che il militare in questo senso possa far crescere. Ben ritrovati a Caritas Insieme TV, siamo di nuovo nello studio, non è finita la trasmissione quindi con il Vangelo in casa e io per l'occasione mi sono ritrasferito di nuovo dalla barca sul lago di Tiberiade qui in studio. Abbiamo sentito la testimonianza di un obiettore di coscienza o che da noi si chiamano anche civilisti. Insieme con me c'è Giampaolo Cottini, docente all'Università Cattolica, insegna precisamente Etica dei servizi alla persona. Etica dei servizi alla persona, ecco, una cosa nuova, credo. In Italia le cose sono diverse comunque, il servizio civile non esiste più. Sì, non esiste più il servizio civile perché è venuto meno l'obbligo anche del servizio militare, quindi il servizio civile diventa proprio una scelta che positivamente un giovane fa. Ecco, abbiamo fatto questo riferimento all'Italia perché Caritas Ticino, che è un ente di impiego, cioè un luogo dove gli obiettori di coscienza vengono a svolgere il loro periodo di servizio civile, è legato al servizio civile da un cammino che ha fatto proprio anche in rapporto con quello che accadeva in Italia. In Svizzera sappiamo che il servizio civile è una questione che si è sviluppata un po' più tardi. Caritas Ticino è dunque ente collocante per i nostri civilisti che vengono da noi a svolgere il loro periodo di servizio civile. Abbiamo intervistato alcuni di loro per sentire il punto di questo servizio e di questo percorso. Insieme con loro c'è anche Luca Buzzi, responsabile del gruppo ticinese del servizio civile. Vediamoli insieme. Secondo me non è fondamentalmente accettata, accettato il servizio civile, nel senso che fosse accettato, ritornando al discorso sull'alternativa, dovrebbe essere una vera alternativa, nel senso che bisognerebbe scegliere, poter scegliere fin dall'inizio tra due scelte di impiegarsi in questa società, una servizio civile, l'altra servizio militare. Ma una scelta legata sapendo che il soggetto, se dovendo scegliere, è responsabile della sua scelta, quindi sceglie sapendo i contenuti delle offerte che ci sono, e questo non avviene. In genere, visto che la gran parte, mi sembra, dei civilisti sceglie di esserlo dopo un certo periodo di impiego, significa che a volte vi è una scelta non legata a una vera e propria alternativa fin dall'inizio. Il servizio civile è ormai una realtà installata, instaurata con adesso vari anni di esperienza. Nella Svizzera italiana sono in crescita anche le domande. L'anno scorso abbiamo superato per la prima volta 400 e da questo punto di vista mi sembra una realtà consolidata. È chiaro che è ancora molto poco conosciuto, la realtà pochissimi sanno cosa fanno effettivamente questi obiettori di coscienza impiegati nel servizio civile, e resta comunque il fatto penalizzante e anacronistico di questo esame di coscienza per essere ammessi al servizio. Da una parte la società stessa che cerca di emarginare questi civilisti non ne parla molto poco, la società non riconosce il lavoro che stanno facendo e quindi evidentemente cerca di renderlo il meno attrattivo possibile, perché hanno ancora sempre paura che troppa gente scelga il servizio civile invece del servizio militare, quando il 50% vengono comunque scartati per inabilità al servizio. E dall'altra parte è vero che anche i giovani, una volta che hanno esaurito il loro impegno con la collettività attraverso questo impegno prolungato,
poi spesso si dimenticano un pochettino che il loro impegno va anche nei confronti degli altri anche dopo, e quindi in modo particolare nella consulenza, per esempio, ai nuovi che si affacciano a questa strada, che è sempre una strada irta di difficoltà e che ha bisogno di consulenze, di aiuto, di sostegno, e quindi dovrebbero anche mettersi a disposizione per questo tipo di lavoro. Un po' tutte le opere di volontariato mi sembra che trovano sempre più difficoltà a reclutare persone disponibili a impegnarsi nel loro tempo libero volontariamente per opere sociali di questo tipo. La prima nostra battaglia da sempre è quella dell'abolizione dell'esame di coscienza, questo è sicuramente sempre stata il nostro punto di battaglia. Se pensiamo che le nostre iniziative che avevamo lanciato 30 anni fa per un servizio civile basato sulla prova dell'atto, era proprio già l'idea che uno dimostrasse già il suo impegno e le sue convinzioni facendo un servizio più lungo del servizio militare, e con questo non ci fosse assolutamente bisogno di un esame di coscienza della sua credibilità. Una persona che lavora in un campo sociale, cioè in un campo lavorativo completamente diverso, riesce a entrare in contatto con una socialità che sennò sarebbe difficile per lui da incontrare. Trovarsi a fare servizio civile in un luogo di cui non si conoscevano i fini e magari i mezzi porta poi però a pensare io come risolverei questo problema, e quindi è comunque un modo per riflettere su quel tipo di problematica, di socialità, di questione, e trovare delle risposte personali, trovarsi confrontati con gli anziani piuttosto che i disoccupati. Comunque è un momento di crescita, e in più è un ambiente in cui non sono solo confrontato, ma sono anche direttamente, sono al lavoro, insomma, sono un ambiente in cui sono inserito, cioè non è una sorta di visita, è proprio un'attività diretta. Credo che la difficoltà col servizio civile oggi sia forse quella di vederlo davvero come un servizio e non come il rifiuto al servizio militare. Diciamo che probabilmente l'intensità emotiva con cui si vive la domanda dell'obiezione al militare va scemando, nel senso che se una volta uno andava incontro a un processo alla prigione e veniva trattato veramente come un disertore, oggi la burocrazia fa in modo che comunque le cose vadano via lisce senza troppi problemi. Un discorso davvero che verta sul principio per cui uno fa il servizio e cosa va a fare e perché, ecco, questo manca un po'. La questione è anche abbastanza personale, dipende come uno, cioè il sentimento di carità o comunque di aiuto verso gli altri, uno lo può esprimere in molti modi. Adesso il servizio civile permette di svolgere svariate attività. Io per esempio per il mio primo impiego ho scelto di andare nel campo sociale. Beh, diciamo che è positivo, nel senso che permette di fare molte esperienze dove si ha comunque l'impressione che nel proprio piccolo si faccia qualcosa di utile, e questo a livello personale è comunque soddisfacente. Quello che forse è difficile da vedere come esterni è un risultato effettivo, nel senso che se è chiaro cosa fa o cosa non fa l'esercito, beh, non è molto chiaro quello che fanno i civilisti, nel senso che sono un gruppo sparso di persone che fanno il loro servizio, poi al limite si riesce a chiedergli ma ti è piaciuto, sì, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, o così, ma cosa effettivamente queste persone hanno fatto scivola via un po' come... E diciamo che forse questo rende anche più difficile la battaglia per portare il servizio civile davvero a una parificazione con il servizio militare, nel senso che sulla carta poi non si sa bene cosa questi civilisti fanno. In fondo uno può avere l'impressione che sono persone strane che hanno deciso di fare la loro obiezione e poi vanno lì e fanno la loro cosa dove sono contenti, però che poi questo serva davvero e che sia davvero un servizio, questo nessuno ce lo dice. Se si vuole fare un discorso serio di obiezione al servizio militare, bisogna davvero proporre un servizio alternativo che non sia semplicemente qualcosa che risolve i problemi di coscienza delle persone, ma che effettivamente sia utile, cioè che sia un servizio davvero equivalente.
Giampaolo Cottini, dunque con noi, docente di etica dei servizi alla persona. Abbiamo voluto la sua presenza perché il problema, come avete notato, si è allargato, non è più solo un problema di obiezione al militare, anzi... Sì, io vorrei sottolineare come la questione del servizio civile sia innanzitutto una questione di natura culturale, cioè una mentalità di chi decide di dare del tempo per una gratuità, per una relazione, per esaltare l'essere della persona al di là della funzione che ciascuno di noi è chiamato a svolgere nella società. Quindi una scelta assolutamente libera, assolutamente volontaria, che risponde a mio giudizio a una cultura dell'essere contrapposta un po' alla cultura dell'avere, alla cultura della mercificazione, alla cultura del risultato, dell'esito immediato o dell'esito quantificabile. Cioè qualcuno che decide di dare del tempo per gli altri, e questa mi sembra una novità culturale di grandissimo rilievo. Un servizio civile di cui la società è pronta a usufruire, secondo lei? Ma a mio giudizio noi viviamo in un momento un po' difficile, perché prevale una dimensione economica, forse meglio economicistica. Sembra che il risultato in termini economici sia la cosa fondamentale da perseguire, mentre invece si fa fatica a pensare alla gratuità come modalità normale di rapporto, come modalità normale di relazione. Una gratuità per cui io dedico del tempo all'altra persona, non solo e non tanto per rispondere ai suoi bisogni, quanto per un desiderio mio di comunicare qualcosa, per un desiderio mio di entrare, direi, uso la parola forte ma mi pare più appropriata, per entrare in comunione con l'altro, cioè per vivere con l'altro un comune destino che si esplica anche nel venire incontro ad alcune necessità anche materiali e concrete di questo altro. Ecco, però di fatto un servizio concepito in questo modo è anche economicamente vantaggioso, ha un risvolto economico. Ma io direi che dovremmo introdurre un concetto nuovo, che è il concetto di capitale umano o di plusvalore relazionale. Uso questi due termini per farmi capire. Il capitale umano, cioè, vale non soltanto ciò che si produce, ma vale soprattutto ciò che si è e ciò che si comunica. E questo crea un surplus relazionale, un plusvalore relazionale, che normalmente non è possibile concepire nei rapporti un po' mercificati in cui noi tutti viviamo. Cioè, tutto sommato, che io entro in rapporto con un'altra persona e condivida con lui degli aspetti della sua vita e eventualmente lo aiuti anche a sviluppare aspetti della sua personalità, costruisce un modello di convivenza che ha anche dei risvolti economici interessanti, anche perché si viene a risolvere una serie di problemi che sarebbe molto più costoso, per esempio, far affrontare dai servizi sociali o da servizi pubblici. Una società come la nostra, che invece tende a privatizzare, non si rischia che queste cose vengano vissute un po' come una questione personale, un po' come il volontariato? Ecco, a volte il volontariato viene vissuto un po' come un fatto di beneficio puramente personale. In fondo, la scelta libera di entrare in relazione con l'altro indica un modello sociale di convivenza che si fonda, secondo me, si dovrebbe fondare, secondo me, su due principi, quello di solidarietà e quello di sussidiarietà. La solidarietà, cioè il sentirsi parte di un cammino, di un destino umano, di un'esperienza umana comune che si può condividere, con cui si può entrare in relazione. E la sussidiarietà, cioè la non sostituzione alla libertà dell'altro, ma l'aiuto perché questa libertà si possa esprimere al meglio. Nel mondo anglosassone si usa un concetto che adesso mi permetto di dire in inglese, ma che è molto più semplice da spiegare, il concetto di empowerment, cioè di potenziamento della persona. Nell'incontro con l'altro io in realtà potenzio la sua libertà e potenzio la mia, e in questo senso non sostituisco la mia libertà alla sua, ma l'aiuto a svilupparsi nel senso migliore del termine. Questo indica proprio un modello di società solidaristica che noi stiamo perdendo, ma che in fondo dice soprattutto questo, che quanto più le persone vivono insieme e quanto più entrano in empatia, in simpatia, in comunione tra di loro, anche l'intero assetto della società ne trova comunque un miglioramento. Da questo punto di vista non sto pensando però ad una vaga filantropia, ma a un modo proprio di organizzare la società. In Italia noi parliamo di privato sociale, cioè di iniziative, di imprese che nascono, cosiddetto no profit, cioè che nascono non per fini di lucro, ma in realtà producendo proprio quel valore aggiunto sul piano delle relazioni, sul piano dei rapporti, di cui tanto abbiamo bisogno tutti. E viviamo di una cultura simile, per cui anche noi effettivamente parliamo di questo, e il no profit, il privato sociale, sono uno strumento che effettivamente può servire per modificare la nostra società. È anche vero che però ci sono una serie di spinte importanti a che tutto questo venga ricacciato nel privato. Giovanni Paolo II, nella sua grande enciclica Centesimus Annus, diceva una cosa molto interessante rispetto al tema che stiamo svolgendo, e cioè che ci sono molti bisogni che non riescono ad affiorare
militari che non riescono ad arrivare a coscienza attraverso o all'interno delle istituzioni pubbliche, ma che sono bisogni reali. Pensiamo al bisogno di senso, al bisogno di compagnia, al bisogno di riconoscimento, al bisogno di stima, che invece vengono intercettati esattamente proprio all'interno di questa esperienza della, diciamo, della gratuità di cui stiamo parlando. Soltanto che non si tratta di iniziative puramente private, perché è la qualità della vita complessiva di una società che migliora se l'uomo si sente stimato, se l'uomo si sente accompagnato, se il malato terminale può essere non soltanto assistito da una struttura ospedaliera, ma anche assistito con una compagnia viva e che lo accompagni proprio nei momenti della sua difficoltà. Cioè, io credo che noi dobbiamo uscire da una concezione che vede il volontariato come qualcosa di alcune buone o pie persone che si impegnano, e dobbiamo vederlo invece come risorsa. Come risorsa per tutti, come risorsa per un verso per chi si impegna e che dà il suo tempo per queste cose, e come risorsa per chi trova alcuni dei suoi bisogni corrisposti da questa presenza. Vorrei cioè dire che in realtà dobbiamo uscire da una visione privatistica e filantropica della solidarietà, per iniziare a capire che la solidarietà può e deve strutturarsi anche in opere concrete, per esempio, che sarebbe auspicabile potessero essere sostenute anche sul piano economico dallo Stato, per esempio attraverso la defiscalizzazione o attraverso degli strumenti che consentano a queste opere di poter materialmente sostenersi e sostentarsi, perché non possiamo misconoscere il fatto che per quanto uno offre il suo tempo volontariamente, poi opere di questo genere hanno anche dei costi obiettivi, insomma. In questo senso la dottrina della società della Chiesa si sta muovendo in questa direzione da qualche anno, devo dire. Ecco, ma la classe politica è pronta a recepire questo tipo di concetti? Ma io credo che in Italia stia accadendo qualcosa di molto interessante. Vorrei citare questo fatto perché potrebbe essere anche molto utile anche per la situazione svizzera. Nel Parlamento italiano si è creato un gruppo di parlamentari, diciamo dei due schieramenti, della maggioranza e dell'opposizione, quindi superando certe divisioni. Trasversale in un'ottica che noi diciamo in Italia bipartisan, cioè un po' questa trasversalità di schieramento, di circa 200 deputati e senatori che hanno costituito il cosiddetto gruppo per la sussidiarietà, cioè persone che stanno lavorando per creare delle leggi in cui il principio di sussidiarietà venga proprio posto a fondamento dell'attività proprio legislativa. Ecco, lo ricordiamo ai nostri telespettatori questo principio? Sì, il principio di sussidiarietà venne formulato per la prima volta nell'enciclica Quadragesimo Anno di Pio XI nel 1931, pensiamo quanto era avanti la Chiesa, e presuppone che lo Stato intervenga a sostegno delle comunità inferiori, la famiglia, il sindacato, le associazioni eccetera, solo quando queste non sono in grado da sole di perseguire i propri risultati, i propri fini, i propri esiti, a patto però che questo intervento dello Stato rispetti la libertà di questi soggetti, cioè sia veramente sussidiario nel senso etimologico del termine, cioè di aiuto e non di sostituzione. Quindi le componenti sociali come attori della costruzione della società. Io sto pensando per esempio ad un principio che è molto vivace per esempio nella Lombardia, la regione da cui io vengo, e cioè il fatto che la regione Lombardia ha strutturato una legge per le famiglie che sostiene soprattutto l'associazionismo familiare, cioè non la singola famiglia che in sé non sarebbe sufficiente a portare avanti per esempio la risposta ad alcuni problemi, ma l'associazionismo familiare che è in grado per esempio di organizzare, non lo so, asili nido, cooperative di consumo, cooperative edilizie eccetera, con il sostegno di fondi regionali per poter perseguire proprio quei risultati che la singola associazione familiare vuole proporsi e che vuole portare avanti. Questo è importante perché si dà molto spazio proprio a questo modo di associarsi tra soggetti che sono poi soggetti reali. Le famiglie sono i soggetti reali della nostra società, e quanto più si mettono insieme per perseguire dei risultati sostenuti in questo dall'ente pubblico, tanto più credo daranno anche una svolta ad un vivere sociale migliore. Io sto pensando soprattutto a delle famiglie che si aiutano sul piano educativo, per esempio costituendo appunto asili, scuole, esperienze educative, esperienze ricreative, che da sé sole nessuna famiglia riuscirebbe a sostenere, ma un associazionismo ben sostenuto dallo Stato o dalla Regione in questo caso, credo che potrebbe ottenere questi risultati. Ringrazio molto Giampaolo Cottini che è stato con noi, e dal servizio civile abbiamo spaziato in un ambito ben più vasto. Per questa settimana è tutto, ci rivedremo la settimana prossima parlando del meeting fra i popoli, dell'amicizia fra i popoli a Rimini, e parlando di libertà, quindi approfondendo ancora un tema di carattere culturale. Buona settimana a tutti. Grazie.